Angelica ci racconta due storie che sono successe personalmente a lei. Nel nostro piccolo paesino ci sono tantissime case abbandonate, specialmente una che non è proprio una casa, ma un vecchio hotel. Eccola lì con l'ultima stagione di American Horror Story Hotel. In ogni caso, focus on the story. Questo hotel è stato chiuso negli anni 90 e da allora abbiamo visto quella struttura sempre chiusa. Tu dirai, e che cosa c'entra questo? Bene, adesso arriviamo al punto. Era un martedì pomeriggio di ottobre. Cadevano le foglie, Greta. Perché avevamo il rientro scolastico, che iniziava alle 14:30, e fino a qua niente di strano. Avevamo finito di mangiare e stavamo andando verso la scuola, quando vediamo questo hotel, che avevamo sempre visto chiuso per anni, con la porta aperta. Chiaro segno di non entrare, andiamo al corso pomeridiano che inizia alle 2:30, sono già le 2:20 e tardi. Hanno deciso. Un mio amico, ridendo, dice di entrare ed erano tutti d'accordo, tranne io. Potevi andare a prendere un gelato, una crepe, no. Però si sa, quando sei con gli amici ti lasci trasportare e inizi a seguire la massa e quindi hanno convinto anche me. There we go! Entriamo nell'hotel e la stanza iniziale era muffita e c'erano tante trappole per topi sparse a terra. Decidiamo di proseguire. Brutta idea. Davanti a noi c'era un'altra stanza. Entriamo in questa stanza e vediamo un materasso, un tavolo con una bottiglia di alcol mezza piena, un bicchiere da cocktail vicino a un libro. Aveva l'aria di essere stata messa sottosopra da poco. Usciamo da questa stanza e davanti a noi si apre un corridoio lunghissimo che finiva con una luce rossa. Chiaro segno, non prendere quel corridoio, no, torniamo indietro, è stato emozionante, ci siamo divertiti, ora torniamo indietro. Cosa è successo? Io inizio a dire che è meglio che usciamo, giusto? Che si sta facendo l'ora di andare in classe, esatto. Ma loro non mi ascoltano e iniziano a camminare per questo corridoio. Io, visto che mi ero abbastanza cagata in mano, cheat letterale proprio. I feel you. Non volevo restare da sola, li ho seguiti. No, sarei dovuta uscire da questo hotel. Al piano di sopra non sono salita e me ne sono uscita con due mie amiche. Gli altri miei compagni erano saliti e al loro ritorno erano tutti spaventati. Allora mi sono fatta raccontare quello che hanno visto. Sono saliti al piano di sopra con una scala di legno poco stabile. Imprudenza. No. E quando sono arrivati hanno visto la hall dell'albergo con il campanellino. Allora mi sono persa perché la hall dell'albergo era all'ultimo piano o erano scesi? Non ho capito, in ogni caso. Hanno sentito come un brivido alle loro spalle. Oh mio Dio, io avevo tipo letto su un sito da qualche parte o qualcuno mi aveva raccontato che sono tipo i morti quando senti tipo l'aria fredda dietro le spalle e io adesso sto tremando perché sono una fifona assurda, quindi molto probabilmente se adesso cade un libro e succede qualcosa, cioè è finita, cioè Horror with Greta finisce qui, è stato bellissimo, un bacio grande, Dubai da MG è tutto. E hanno sentito questo brivido e se ne sono scesi subito. Beh, allora, io già che era un hotel abbandonato non sarei entrata, non so perché, ma queste brutte idee proprio non mi ispirano per niente. Posso guardare American Horror Story? Sì, wow, che figo! Poi basta, troppo per me. Una volta mi ricordo che tra i miei amici si parlava di andare in questo posto che era un ospedale psichiatrico abbandonato, sperduto per non so dove, e non c'erano le luci. E una volta c'erano andati dei ragazzi ed erano successe cose strane. Uno era uscito da lì mezzo sanguinante perché non so cosa gli era venuto addosso, insomma. Cose sbagliate, insomma, mi era preso un periodo in cui ero impazzita e sentivo tipo Nights Narcos, ero tipo Truce Clan, io vita maledetta, cose sbagliate. Ognuno ha questi periodi in cui è molto confuso. E in ogni caso, proseguiamo con la prossima storia.